Ladies and gentlemen, all the young people, this is show da belli miei, belle case, iscrivetevi al canale, abbonate al canale per profit, se non vi piace quello che lo dico, vai da qua. Dai, è un momento dove la democrazia è come la voglia della Lazio di oggi, vi lascio fare come vi pare. Ragazzi, ma che vi dico io? Io che vi dico? Che vi posso dire? Non c'ho parole. Non c'ho parole, vogliamo trovare un aspetto positivo, vogliamo proprio provare a trovare un aspetto positivo di tutto. Con la Fiorentina dove vince, oggi dove perde, deve fare due pareggi, invece due pareggi ha fatto una vittoria e una sconfitta, se vai a trovare positivo, perché se no non c'è niente di positivo, raga. È giocato come l'altra volta, stessa cosa. Fai un errore e loro ti purgano, è giusto così. Se tu dei primi 8 squadre d'Italia c'hai quelli che c'è 4 peggiori terzini, ma non, che cosa vuoi? Però automaticamente mi dico, ci abbiamo messo 4 anni e mezzo per piano centrale, 12 per piano una seconda, per piano punta di riserva. Quanti cazzo di anni ci dobbiamo mettere per piano due centrini, due terzini come si deve? E poi la partita finisce lì, anche perché Skorupski tira in porta miracoli zero, Provedelle tira in porta zero, complimenti al Bologna che è la squadra che ci ha battuto di più nella storia, complimenti al Bologna che non riusciamo a vincere al Bologna dal 2018, complimenti al Bologna che come voce purga, complimenti al Bologna e a tutti. Zirke, avevo detto che c'ha quei piedi assurdi, Orsolino è una corsa, però che vedevo, ma non è nemmeno che ti ha frantumato il Bologna oggi. Oggi il Bologna ha giocato preciso, ha giocato ordinato come ha potuto, ci faceva pure la rima. Che devo dire? Male tutti oggi, male tutti, ragazzi, se giochiamo così le due partite la prossima settimana, vedemi i mostri, io ve lo dico, vedemi i mostri brutti, raga, io ve lo dico, vedemi i mostri quelli veri, oh! Mister, scrivi. Cioè, perché alla fine, parliamoci chiari, oggi quelle poche cose che ho fatto buone te le sei magnate, anche perché Castellanos, bravo, tanta grinta, tanta garra, tanta cazzimba, ma mira zero, e uno era fallo, ha preso l'incrocio, e quell'altro su a traversa di Alberto sul calcio d'angolo, che tanto tiriamo sempre sul calcio d'angolo, sempre in porta, lo sappiamo tutti che abbiamo preso in copro e lì a porta vuota ha tirata in paradiso. Ciro è entrato, Poraccio sta per, no, ma che Poraccio, stai zitto Giovanni. Ciro è entrato quella puntata, no, che ha tirato la puntata, che lui c'ha quella palla che prova a controllare e la controlla fino a fuori campo perché guardava in mezzo. Oggi telespalla Bob è cattivo, ma ragazzi, poi basta, sempre per terra state, basta, è entrato Barbican e Isaacsen, sempre per terra, mettetegli i sassi in saccoccia a questo, almeno rimane chi i piedi, ma basta, regà, non... Io avevo detto dalla seconda di campionato, anzi dalla prima, questo sarà un campionato da veri lasciali. Quindi che ve lo dico a fa? Che ve dico? Pedro il primo tempo inesistente.
Marusic male, 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 ti fa prendere gol. Azzari male, male. Pellegrini è entrato male. Niente. Il discorso che c'avevamo 6 punti in più l'altro anno rispetto alle squadre che ci ha giocato contro era no alla giornata tot. Era con le squadre che ci ha giocato l'altro anno, se guardi quanti punti ci ha fatto l'altro anno e quest'anno avevi fatto 6 punti in più. Bologna non è che ci avevi vinto, quindi male, 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 male. Luigi oggi non c'era, Rovella ha sbagliato qualche pallone, però quello forse è meno peggio del centrocampo. Camada è entrato male. Niente ragazzi, oggi prestazione con tutto questo non è che hai perso 3-0 e il Bologna se l'è meritata. Ripeto, bravo il Bologna, però quello che vi dico e continuo a considerarlo tale è che loro hanno vinto e non hanno rubato nulla. Anche perché tu, nonostante stessi perdendo 1-0, alla fine manco pressavi, manco la. Quindi niente, raga, momentaccio. Peccato che è arrivato nel momento meno momentaccio che doveva accadere. E niente. Noi volevamo l'altro strisciano, ma comunque forza Lazio, sempre. Ah! Tanto non ci è arrivato nessuno. Unica cosa bella di oggi. Noi, là. Ma noi, quelli che stavamo a cantare, no quelli che stavano.